alcuni non sono direttamente coinvolti dall'AIA, comunque hanno interesse affinché questo nostro non sorga, ci fa solo piacere. Lascio la parola all'onorevole Blasi e poi al sindaco Gasci. E poi, prima di proseguire con gli interventi, chiederei all'ingegnere di Leicester e al dottor Mirga di poter dare un contributo in alcuna tecnica e di natura ambientale sanitaria, così guardiamo forse anche meglio e entriamo un pochino più nel dettaglio di quello di cui stiamo parlando. Onorevole Blasi. Buonasera a tutti, io ringrazio tanti sindaci per la tempestiva convocazione del nostro Consiglio Comunale. Ho ascoltato toni molto pagati negli interventi, io proverò a mantenere la rabbia, perché trovo questo progetto assolutamente folle, assurdo per il nostro territorio. È folle perché è sproporzionato, 480.000 tonnellate, un inceneritore che servirebbe in centro Italia. Nel Lazio c'è un inceneritore in funzione che è quello di San Vittore, che tratta sulle 400.000 tonnellate all'anno. È sufficiente per il fabbisogno regionale. Le previsioni scritte dagli uffici tecnici regionali ci dicono che entro il 2022 la regione dovrebbe scendere a sotto le 400.000 tonnellate di produzione di rifiuti. Quindi diventerebbe un impianto sovradimensionato non solo per la regione Lazio, ma per la regione Lazio e servirebbe probabilmente il centro Italia. Folle perché appunto c'è San Vittore che c'è un funzionamento. E folle per il luogo. Questo è un luogo che chiama Scorra, è un luogo che è martoriato da decenni di una servitù energetica mortale. È stato già detto. Abbiamo una servitù energetica che da decenni provoca morte, impatto ambientale e danneggia la nostra economia. Quindi, il luogo. Stiamo parlando di Tarquinia. Tarquinia è nota al mondo per il patrimonio archeologico, per gli etruschi, un patrimonio unico. Essere tutelato, valorizzato, promosso. Questo impianto andrebbe a sorgere a tre passi dal Monte Calatozzo, dove ho sentito dire che potenzialmente potrebbe essere creata un parco regionale, una riserva regionale, perché c'è un patrimonio di biodiversità unico. Ecco di cui stiamo parlando, quindi un luogo ancora di più folle per il luogo dove viene proposto questo impianto. Ora, questo territorio subisce ciclicamente però aggressioni. Si è parlato civilmente aggressioni perché abbiamo avuto appunto una grossa battaglia con la centrale a carbone, sappiamo tutti come è andata. Il nostro territorio è ospitato una risparmio da tanti anni, quindi la conosciamo anche questa storia. Abbiamo in itinere un progetto per la produzione di biometano attraverso un altro tipo di rifiuto che è il rifiuto organico, in località, in luogo, in aree agricole, a poche distanze dalle abitazioni. Questo impianto è in controtendenza a tutti i principi stabiliti nelle direttive europee, le direttive nazionali, le leggi nazionali che prevedono che nel 2025 si deve raggiungere una percentuale di riciclo della legale del 65%, del 70% nel 2030, quindi di che cosa stiamo parlando? L'Europa stabilisce queste direttive. E poi abbiamo già detto, per realizzare un impianto di questo tipo ci vorrebbero 5-7 anni, tra il realizzativo e la costruzione. 20 anni forse, perché ammortizzi l'investimento. Qui si parla di 400 milioni di euro di investimento. Quindi, affinché appunto questo investimento diventi attivo, dovrebbero passare sui 25-27 anni, arriviamo al 2045. Quindi che cosa daremo da mangiare a questo mostro nel 2045 se tutti i comuni sono impegnati nella raccolta differenziata, che è comunque in progressione, in aumento, aumenterà questa percentuale in futuro. Gli inceneritori stanno vivendo in mezzo Italia, appunto nella Lombardia, con il Veneto, hanno chiuso di Forca, Ravenna, e non c'è proprio rifiuto da andare a collocare, a bruciare questi inceneritori. Quindi è in contro tendenza a questi indirizzi, a queste politiche generali. Però io l'ultima cosa la dico perché secondo me solo aver aperto la procedura via è stato un danno per questo territorio.
in questo progetto, lo dico chiaramente, vedo il peggio della politica alleato con i poteri economici che hanno voluto questo progetto in questa terra e che solo in aggiunta di valutazione di impatto ambientale stanno dando alla nostra economia perché un'intera comunità grande, diversi comuni, rimarrà attesa, non so per quanti anni, rimarrà ad attendere che ci sia il perdente degli uffici regionali impianto no, e nel frattempo dovremo risorse, energie per opporci a questo impianto. Allora, questo è già un danno di per sé alla nostra economia, perché chi verrà a investire nei nostri territori sapendo che tra qualche anno sapremo forse vincitori, non lo sappiamo, c'è un punto interrogativo. Quindi la via non andava aperta. E qui lo dico, cioè se ci fosse una politica chiara a livello regionale sull'indirizzo, sul trattamento dei rifiuti, non saremmo più a parlare. Cioè, mi aspetto quindi che ci sia appunto uno stop a questo progetto da subito, non può andare avanti, non è possibile che vada avanti. Che intervenga qualcuno per fermarlo, intervenga il segreto per fermarlo, ma perché no? Cioè, non è possibile che questo territorio, appunto, dicevo, questa comunità è un caso che fanno tutti gli imprenditori che tutte le mattine si alzano perché in verso tempo, in verso le sale, in decisività, in agricoltura. Io concludo con una proposta, perché vedo che ci sono abbastanza parati da tutte le forze politiche, io qua vedo rappresentanti anche di forze politiche a livello nazionale, spesso è no, non è che lo diremo, è no, sostengono l'incenerimento dei rifiuti. Quindi mi fa piacere che poi i sindaci che stanno sui territori, che sono per forza rappresentanti di comunità locali che conoscono i territori, che compongono queste politiche, perché non sono politiche che possono essere portare avanti perché appunto prima di tutto viene la salute. Io faccio una proposta, visto che qua c'è anche una collega Maria di maggioranza e che appunto magari è una proposta che può essere portata avanti da varie forze politiche all'interno del Consiglio regionale, già da metà del passato, che abbiamo fatto delle moratorie sulla realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti in Consiglio regionale, moratorie che sono passate attraverso degli ordini del giorno, attraverso mozioni e poi anche degli emendamenti. È capitato insomma per altre situazioni in cui c'erano dei leader amministrativi di impianti su cui si è potuto sospendere fino a che non si facevano degli accertamenti. Allora propongo questo, che visto che c'è un piano di rifiuti che dice che non vuole un inceneritore, che non è previsto in regione un inceneritore, allora propongo questo, che si sospendano le procedure autorizzative